Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi prepariamo insieme un dolcino a base di pasta sfoglia, marmellata e noci. L'ho mangiato in vacanza e quindi eccomi pronta per rifarla a casa. Vi consiglio come sempre di non perdervi questo video. Ho assaggiato questi dolcini a Pesaro e me ne sono innamorata immediatamente. Sono facilissimi, realizzati solo con la sfoglia, la marmellata e delle noci. Prepariamoli insieme. Gli ingredienti che ci occorrono sono semplicemente un rotolo di pasta sfoglia forma rettangolare, una manciata di noci, dipende da quanto vi piacciono, un paio di cucchiai di zucchero di canna, 3 cucchiai di marmellata, io ho utilizzato quella all'albicocca, e un uovo per spennellare. Per prima cosa srotolate la pasta sfoglia rettangolare direttamente sulla sua carta forno e cospargetene una metà con la marmellata che preferite, io ho utilizzato quella del albicocca. Richiudete quindi la pasta sfoglia, come vedete fare nel video, sistemate per bene i bordi e ricavatene 6 o 7 strisce, dipende da quanto li volete fare grandi. Ora guardate bene il movimento delle mie mani, arrotolate la pasta sfoglia proprio come vedete fare nel video e una volta ottenuto questo risultato arrotolate di nuovo la pasta sfoglia su se stessa, formando appunto una sorta di piccolo cerchio. La parte finale va messa sotto in modo che poi non si disfi durante la cottura. Andiamo quindi a riporre il nostro dolcino all'interno di pirottini. Ve lo faccio rivedere un'altra volta, primo movimento, secondo movimento. Ricordatevi però, e qui fate attenzione bene, di utilizzare dei pirottini in silicone. Quelli di carta che ho utilizzato io, infatti, sono stati molto difficili da togliere alla fine, in quanto la marmellata durante la cottura esce un pochettino. Sbattete un uovo con una forchetta e con un pennellino per dolci andate a spennellare per bene i vostri dolcetti. In questo caso io ne ho realizzati 6 che vedete qui più uno che ho messo invece in un pirottino di silicone per fare la prova. Spennellate quindi per bene tutti i vostri dolcini in questo modo. Cospargete con dello zucchero di canna, questo permetterà di formare una crosticina super dolce sui nostri dolcetti. E infine ho aggiunto dei pezzettini di noce, quindi tagliate le noci piccole piccole e andate a metterle sulla superficie. Preriscaldate il forno a 180 gradi statico e infornate per 20-25 minuti. Teneteli sotto controllo, quando si è formata la crosticina sono pronti e sono buonissimi. Vi consiglio di mangiarli ancora tiepidi. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like, scrivetemi un commento e se volete ricevere tutte le notifiche cliccate sempre sulla campanellina qui in basso a destra. E noi come al solito ci vediamo alla prossima ricetta.